ragazzi, tutti siamo qua in un nuovo video della Vanilla. Oggi siamo qua nella Vanilla per fare un nuovissimo episodio e questa volta sono da solo. E come vedete l'angolatura della facecam è differente dall'ultima volta, per il semplice motivo che ho finalmente comprato un treppiedi per tenere su la mia fotocamera, senza evitare di utilizzare una chiavetta USB e un portamatite per tenerla in piedi. E c'è il rischio che si rompesse, quindi 500 euro ciao proprio. Detto questo, siamo qua nel nostro mondo per fare un episodio in cui voglio costruire una nuova casetta, un nuovo edificio nella zona principale. Come vedete mi trovo però nel villaggio, perché come adesso vi faccio vedere ho rotto una patata dal campo e una casa da questo lato qui, per il semplice motivo tutto ciò per un semplice motivo: non mi piacciono le case. Abbiamo tranquillamente notato che al buon Frank e al buon Maruco tolgono gli occhi, mettiamola così, e probabilmente pure a lui. Lei cosa ne pensa delle case? Nulla, quindi cioè, per dire, l'intenzione è distruggerle tutte e costruire delle casette più carine, magari in minore quantità, perché comunque fare una casa grande in queste zone qui è un po' complicato. Vedrò di gestirmela in qualche modo carino. Ci tengo un po' abbastanza a questo villaggio, perché comunque l'ho curato molto all'epoca, e quindi l'idea è quella di andare e costruire un villaggio carino pure in questa zona qua. Vi voglio far vedere che qua ho fatto questa piccola cosa per permetterci di andare fuori dal mondo, alla torretta da cui vediamo il nostro bellissimo portale, in cui non ho intenzione di entrare perché non ho, so dove mi teletrasporta. Maruco mi ha detto che sta bene, ma non sono sicuro del teletrasporto. E qua entriamo nel villaggio. Come vedete qua ci sono queste cose qui, queste tendine, che relativamente non mi dispiacciono neanche tanto, ma se pensiamo ad un villaggio medievale, ma una casa orribile da un lato, una casa carina, una casa, anzi una torre relativamente bella, una chiesa molto molto bella, e questo che non ha neanche un blocco di legno di spruce. Quindi l'idea di questo episodio è quella di costruire una stalla o un qualcosa del genere per contenere, ok, lama, ok, le pecore, ma comunque stalla con qualche campo. Stalla, sappiamo tutti com'è fatta una stalla. Forse non è il posto adatto, ma io questo campo di grano qua non lo voglio togliere. Ce l'ho dal secondo episodio di questa serie, che comunque fate conto che l'ho chiusa al 70° episodio più o meno, e ne ho fatti altri 30 della vecchia Vanilla. Quindi siamo ormai al 100° episodio, se non l'abbiamo già superato magari, non lo so. E questo campo c'è dal secondo. È tanto che c'è qui. Infatti non l'ho mai curato, mai usato probabilmente, e è un ricordo che ho appena distrutto. Spero di non essermi perso troppo in chiacchiere, perché effettivamente ho parlato tanto. Adesso voglio andare al magazzino a prendere i materiali. Un'idea vera e propria per questa stalla non ce l'ho, però penso che, come mi capita abbastanza normalmente, mi stava venendo un colpo per i phantom, l'idea è quella di costruire una casa e renderla comunque carina con qualche campo e con qualche postazione per gli animali. Allora, dovrei aver preso tutti i materiali per costruire questa stalla, che ho intenzione, come vi ho detto, di fare lì. Direi di posizionare tutte le mie shulker box all'interno. Qua ci sono ancora quelle del scorso video e ho 22 blocchi di diamante, ma sì, portiamoceli dietro. Inizio a fare le assi di partenza per la stalla, che relativamente sarà una struttura più o meno, cioè grandicella, una roba del genere. Ok, un'idea secondo me può essere questa. Ritorno al discorso di prima: i materiali potrebbero mancarmi per altre costruzioni, quindi aspettatevi
in uno dei prossimi episodi delle costruzioni di farm e altro, perché ora come ora vado anche bene, ma c'è da mettere a posto qualcosa, perché per questa casa servono i soldi, Pampa. Allora, questa è un'idea, che andrebbe immediatamente a rompere quel blocco lì e creare una cosa del genere. Ma mi piace, Adesso direi di andare a decorarlo in qualche modo utilizzando tali blocchi. Un tettuccetto così secondo me può essere relativamente carino. Con magari si può utilizzare delle fence qua illuminate da delle torce. Guardate ragazzi, secondo me non è male. Ma sapete che vi dico? Io prima, cioè questa così sembra una casa, sembra una stalla. Se io facessi un passaggio così, che magari permette di passare, quindi una roba di questo genere qua, che però vada ad inculcare ad un percorso che relativamente è la stalla vera e propria. Ok, una roba del genere può andare, sarebbe da terraformare un attimo la montagna, ma per me può andare. I cancelletti li abbiamo. Qui possiamo tenere i lama, visto che ne abbiamo una quantità maggiore. E dall'altro lato le pecore. Allora, questo campo di grano non lo voglio rompere. Sarebbe da spostare, però è un livello affettivo. Ha un livello affettivo per me, quindi vorrei evitare di romperlo e cose varie. Però non mi dispiace, sapete, questa casa, perché non è una stalla vera e propria, cioè non sembra una stalla. È passato un po', ho costruito qua un piccolo campo, ma non mi piace troppo, perché non sapevo bene dove farlo. Però qua dietro c'è uno spiazzo, vedrò magari di far qualcosa. Qui ci sono le zone che ho decorato in questo modo qui per gli animali. E qua ci abbiamo la casa che è collegata alle varie stalle in questo modo e maniera così. Che ho fatto? Ho finito il grano in tutti i magazzini esistenti di casa mia, perché ne ho usate relativamente forse anche troppe, però l'ho finito ormai. Volevo usare qua sopra i sea pickle per fare i gambetti delle zucche, ma mi sono accorto che ovviamente ancora in questa vanilla non li ho trovati, avendo fatto l'aggiornamento alla 1.13 da poco. E magari potremmo farlo un bel video di esplorazione e saprei anche bene chi chiamare. Detto questo, la casa mi piace, la zona mi piace, là c'è già una pecora che si è lanciata di cattiveria. Vorrei andare a recuperare i tipi da lama. Allora, lama. Dovrei, tanto in teoria ne basta uno, no? Perché poi vengono attirati tutti. Quindi, oh, eccoli qua, abbiamo i lama che mi seguono. Vediamo. Ok, quanta ignoranza sta cosa. Va bene, i lama direi di metterli qua dove c'è più spazio. Non mi rompete il campo che è più vecchio di voi. Uno per uno, passate. Vediamo se riesco. Oh, qua possono salire. Uffa. Allora, piccone con Siltach, sei tu. Ok, così non salgono più. È orribile sta cosa, eh. Facciamo così che forse è più bello anche il tutto. Ok. Ora l'asso non serve più, il lama neanche, li chiudiamo qua, abbiamo lama e ronzolo che chi se lo scorda più. Mi sembravano un po' di più i lama una volta, però va bene. Oh, abbiamo il lama qui, la pecora dall'altra parte. Penso che il video possa finire, perché abbiamo fatto la stalla e relativamente mi piace. Il campo non l'abbiamo toccato, questa è la roba che mi rende forse più contento. E detto questo, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale ed entrare nel gruppo Telegram che trovate in descrizione. E trovate anche, sempre in descrizione, il link ad Instagram. Sto arrivando a 100 seguaci, quindi andate sotto e seguitemi pure lì. È molto importante. Detto questo, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video da Ender Nico. È tutto. Bella, ciao!